Allora, buonasera a tutti, siamo qui con Spectro e stiamo facendo questo video per ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni ci stanno dando una mano nella condivisione, nei commenti, nei mi piace della nostra no nel nostro nuovo singolo che è uscito il 30 marzo scorso su YouTube, Genitori come eroi. È un singolo, diciamo, che ho scritto e lui mi ha prodotto dedicato ai miei genitori, ma tutte quelle persone che credono nell'amore, credono nella forza della speranza, che ci sia una speranza per ogni cosa. È proprio per questo che ci sono dei ringraziamenti particolari che vorremmo fare. In primis, si ringraziano Cataldo di Crescenzo, Arcangelo di Cola, Salvatore De Meo, il sindaco di Fondi, Federico Carnevale, il sindaco di Monte San Biagio e tutta la giunta comunale sia di Monte San Biagio che di Fondi. Inoltre, non so se avete visto, noi vi lasceremo il link qui sotto. Anche su dei giornali locali sono uscite delle notizie che riguardano noi e la nostra canzone. Quindi ringraziamo anche Fondi Notizie e Answer Time. Inoltre vi ricordiamo che la canzone sta passando già su Radio Antenna Fondi, quindi ringraziamo anche Radio Antenna Fondi nella persona di Lorenzo Nallo. E ringraziamo la mia maestra di canto, Marta Mastracco. E un mio personale ringraziamento a Spectro Maledicto, che è il mio produttore, nonché il mio grande amico. E grazie alle sue produzioni, le nostre canzoni stanno ricevendo dei feedback positivi da parte della popolazione sia locale che limitrofa. E lui ha avuto un grande passato nel campo della musica e quindi per me è un onore lavorare al suo fianco. Vuoi dire Ci qualcosa? abbiamo scommesso, ma la scommessa è stata vinta da voi, secondo me, perché avete creduto in quello che stavamo facendo, ci avete dato tanta fiducia, ma soprattutto tanti consensi, Sì, perché tantissimo. adesso per la strada, cioè dove andiamo, nelle attività commerciali, insomma, già cominciano a parlare E di questo questo ovviamente è brano. tutto grazie a loro, perché grazie alle vostre condivisioni avete reso pubblico, diciamo, oltre la zona locale, quello che è stato un nostro lavoro, perché noi nella composizione delle canzoni buttiamo tanto sangue ma tanto amore, Ma chiaro, tanto amore per la ma musica. tu stai facendo un lavoro anche nello scrivere i testi di queste canzoni eccezionali. Io, francamente, come tu sei, mi hai detto che è per te un onore stare lavorare con me, per me è un onore lavorare con te, perché comunque io credo che più di considerarti un cantante, come si fa con tutti quanti le altre persone cercano sempre in qualche modo di potenziare le loro capacità canore, io ti ritengo un Grazie. poeta della musica, perché veramente scrivi dei testi profondi, e moltissime persone mi hanno detto, sentendo quest'ultimo brano, si sono emozionati, insomma, questo era il discorso e questo era un po' Nostro intento, il sì. nostro intento, il nostro obiettivo, perché cerchiamo di comunicare, perché la musica non è una gara di canto, se vogliamo, ma è un modo per comunicare un qualcosa, un pensiero, un'idea, un sentimento, una serie di cose. Quindi io credo che il nostro obiettivo è stato Veramente raggiunto, raggiunto. sì, con questa formula, con questo tuo modo di scrivere. Quindi io personalmente, che ho lavorato con parecchie persone, lavorando con te mi sento molto gratificato per i lavori che stanno uscendo, che sono appaganti, appaganti per me. Quindi ecco, questo volevo dire. Sì, perché il nostro intento è quello proprio di mettere in musica quelle che sono delle emozioni forti che proviamo quotidianamente, che provano molte persone e che ecco, ogni tanto, come ci hanno detto, scappa anche quella lacrimuccia, ma è una cosa, diciamo, normale, tra virgolette, È è l'emozione, quindi noi siamo l'emozione. contenti di Siamo contenti. questa cosa, perché vogliamo descrivere anche il mondo che ci circonda, no? Le emozioni del mondo che ci circonda in determinate circostanze. Quindi, Grazie.
Che facciamo? Salutiamo e ovviamente rinnoviamo i ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci stanno sostenendo, perché poi faremo altri brani musicali che tratteranno argomenti abbastanza attuali, delicati se vogliamo, ecco, delicati, e quindi mi raccomando, continuate a seguire Attilio Marzella, e perché veramente il poeta della... tu ti fai considerare il poeta della povera gente, dell'umiltà. Dell'umiltà. E inoltre vi ricordiamo che oltre alla canzone Genitori come eroi ce ne sono altre due, Il Passante, che è una canzone scritta e dedicata, diciamo, a una persona che ha sofferto per amore, e poi la prima, diciamo, quella che ci ha dato il trampolino di lancio, che è stato Maledetto Orgoglio, che insieme a Spectro l'abbiamo portata alle finali nazionali di Sanremo Giovani. Quindi noi vi ringraziamo per tutto quello che state facendo. Io ringrazio nuovamente Spectro sia per l'amicizia ma anche per l'ottimo lavoro che sta facendo insieme a me. E niente, salutiamo tutti. Vi salutiamo e niente. Un abbraccio. Continuate a seguire Attilio Marzella. Spectro maledetto.